Siamo? Ok. Buonasera a tutti. Siete troppi però, eh? Così già mi mettete in grossa difficoltà. Io intanto vi ringrazio perché la presenza, più che essere numerosa, calorosa, non so neanche io come definirla. E mi chiedo e vi chiedo se partecipate a questi comizi solo, come dice qualche nostro avversario, perché l'onorevole De Luca fa spettacolo. Questo dicono i nostri avversari: siccome l'onorevole De Luca fa spettacolo, allora c'è tanta gente ai comizi. Io penso che sia diverso il ragionamento. La gente viene ai comizi dell'onorevole De Luca, del candidato sindaco De Luca, della lista Sicilia Vera, perché stanca dello spettacolo che in 20 anni hanno offerto i politici a Santa Teresa. Questa è la verità. Io ho chiesto oggi all'onorevole De Luca di intervenire perché ho amministrato anch'io in questi 5 anni, sono stato all'opposizione e ho chiesto quindi di poter intervenire per spiegare e dire alla gente cosa ho fatto in questi 5 anni. Perché quando viene qualcuno a chiedervi il voto, voi potete dire: guarda, io sono disponibile a votarti, a darti il mio sostegno, il mio appoggio, ma spiegami intanto cosa hai fatto in questi 5 anni, in questi 10 anni, in questi 20 anni che hai amministrato, dammi delle motivazioni valide affinché io ti possa votare. Quindi ho chiesto all'onorevole De Luca di poter fare questo mio intervento per spiegare nel mio piccolo, stando all'opposizione e quindi avendo la possibilità di incidere in maniera sicuramente molto lieve, di avere la possibilità di spiegare ai miei concittadini cosa ho fatto in questi 5 anni. Io sono stato eletto consigliere comunale a 19 anni, ero giovanissimo, ho impiegato i primi mesi a capire come funzionava la macchina amministrativa. E ricordo che il mio slogan, quando mi sono candidato 5 anni fa, era: non il giovane politico, ma il politico dei giovani. E nella mia primissima fase, nei primi 2 anni principalmente, mi sono occupato dei giovani. La mia prima proposta fu lo sportello Informa Giovani. E se chiedete all'attuale sindaco, quindi all'amministrazione comunale, lo sportello Informa Giovani, non so chi lo sa, dei miei coetanei ma anche dei non coetanei, lo sportello Informa Giovani a Santa Teresa esiste. Non sappiamo dov'è, ma esiste. Se voi controllate sul sito internet del comune c'è un link e c'è scritto sportello Informa Giovani. Tu ci clicchi, si apre un file e ti esce un elenco di tutte quelle che sono le grandi opportunità di lavoro non a Santa Teresa, in Italia. Questo è lo sportello Informa Giovani per come l'ha inteso l'amministrazione Morabito. Poi c'è invece lo sportello Informa Giovani per come andrebbe fatto. Uno sportello che dovrebbe offrire consulenza ai giovani. Uno sportello che dovrebbe informare i giovani di quelle che sono le opportunità di lavoro. Uno sportello che dovrebbe informare i giovani di quali sono le possibilità imprenditoriali che noi abbiamo, le agevolazioni, le consulenze tecniche. Questo è lo sportello Informa Giovani, non quella porcheria che c'è sul sito e che voi vi vendete come chissà che cosa. Abbiamo proposto e realizzato lo sportello universitario di Catania. Quando io mi sono fatto promotore di questa cosa, perché se ne parlava da tanti anni e perché la ritengo un elemento fondamentale, perché avere a Santa Teresa determinati uffici o offrire ai santateresini ma alla Riviera Ionica determinati servizi, quale può essere lo sportello universitario per le facoltà di Catania, rappresenta un grande vantaggio. Io sono studente universitario e per presentare l'iscrizione tu prendevi il numero, vedevi che eri il 430esimo e che stavano servendo il numero 122. Quindi se ti andava bene, se era lunedì, probabilmente mercoledì potevi presentare la domanda di iscrizione. Era un disagio che avevamo tutti, che avevamo Santa Teresina, ma non solo. Per cui mi sono attivato subito. Quando sono andato presso il rettorato la prima volta, io non conoscevo nessuno, un mio collega di Catania mi diede una mano di aiuto. Quando sono andato per la prima volta al rettorato mi sono presentato e sono un consigliere di minoranza del comune di Santa Teresa del Rio. Vorremmo realizzare lo sportello universitario a Santa Teresa del Rio. La dottoressa Branciforte insieme alla dottoressa Agata Seminara,
mi disse: ma di questo sportello universitario a Santa Teresa se ne parla da tanti anni, non ci prendiamo in giro, lo volete fare veramente oppure ogni anno viene uno nuovo che si inventa dello sportello universitario tanto per fare un po' di propaganda? Io gli ho detto: guardi, noi lo vogliamo fare veramente, se poi il sindaco non viene a firmare, perché per il resto ci penserò a tutto io e mi creda che ci penserò a tutto io, pazienza, ma io il mio dovere lo devo fare. E così è stato, io mi sono impegnato, ho fatto avanti e indietro, indietro e avanti, alla fine siamo riusciti a farlo. Il sindaco è venuto ed è venuto solo a mettere la sigla, poi si è fatto una bella foto col rettore, c'ero anch'io presente, c'era il consigliere Arpi, il consigliere Davide Trimarchi, eravamo tutti presenti, ci siamo fatti una bella foto, abbiamo fatto lo sportello universitario. Neanche grazie per l'impegno di un umile consigliere comunale che si è impegnato per realizzare questo servizio e che da parte dell'amministrazione non ha ricevuto nemmeno un grazie. Me lo faccio da solo, caro sindaco. E la ringrazio a lei per essere venuto a Catania a mettere una sigla. Un altro impegno è il servizio di vigilanza e spiaggia, altro argomento riguardante sempre i giovani. In 5 anni il servizio di vigilanza e spiaggia, che sarebbero le torrette installate a mare, quindi con il servizio di bagnini, li abbiamo proposti in 5 anni in tutte le salse, mozioni, interrogazioni, emendamenti, in tutti i modi possibili e immaginabili. Abbiamo perfino portato in Consiglio Comunale i bandi regionali che prevedevano il 50% di copertura del servizio a carico della Regione, il 25% a carico della Provincia, il 25% a carico del Comune. Questo era l'importo. Io ho contattato anche un'associazione che in diversi comuni della Riviera si occupa di svolgere questo servizio, anche lì sembrava essere ad un passo di riuscire a farlo, ma purtroppo una volta non c'erano i soldi, una volta il bando usciva in ritardo, una volta non si partecipava nemmeno al bando. Sta di fatto che un'altra occasione occupazionale è andata persa. Non è che io avessi il piacere di vedere la torretta installata a mare, però se si parla di turismo, se si parla di mancanza di lavoro per i giovani, se si parla di una serie di servizi di cui Santa Teresa dovrebbe essere l'esempio e invece rappresenta la pecora nera, e mi dispiace dirlo, rispetto ad altri comuni quali Furci, Sant'Alessio, Roccalumera, dove questo servizio non è una cosa straordinaria ma è una cosa ordinaria che viene fatta in maniera assolutamente tranquilla, io mi chiedo perché quelle che in altri comuni sono cose normali, a Santa Teresa in 5 anni di questa amministrazione sembrano cose impossibili. Sempre e solo no. Questa amministrazione in 5 anni, qualsiasi proposta gli è stata fatta, ha saputo dire solo ed esclusivamente no. E voi, cittadini di Santa Teresa, il 6 e 7 maggio gli dovrete dire no. Questa volta voi non potete rimanere lì. Andiamo a recente, non sono arrabbiato, però ogni tanto anch'io, che sono sempre calmo e tranquillo, ogni tanto perdo le staffe, perché rivedo questi 5 anni in cui il sindaco parlava, in cui noi consiglieri parlavamo, eravamo 3 all'opposizione, il sindaco rideva, vedevo un ridere l'8 maggio, penso io, intanto. Andiamo ai giorni nostri e parliamo del corso di formazione degli ausiliari del traffico. Questo corso che è stato fatto inizialmente prevedeva la partecipazione di 100 giovani, anche lì tanta confusione, poca chiarezza, non si è capito effettivamente se questo corso era una cosa seria o è una presa in giro. Io sono convinto che questo corso sia una cosa seria e voglio augurarmi sempre nella buona fede, non tanto dell'amministrazione comunale ma del comandante Mangiò, che è qui presente, che ringrazio e che saluto per il servizio che in tutti i nostri comizi ci offre e che sicuramente merita un applauso, per questo vi chiedo di farlo a lui come alle forze dell'ordine che sono presenti. Però su questo corso degli ausiliari per traffico noi qualche riflessione dobbiamo farla, non tanto perché io voglio sapere come stanno le cose, anche se è un mio diritto in qualità di cittadino e in qualità di consigliere comunale, ma soprattutto perché i ragazzi, i numerosi giovani che hanno partecipato, mi chiedono,
mi chiedono se è una cosa seria, mi chiedono di che cosa si tratta. Allora è bene che il sindaco faccia chiarezza, perché vedete, a 3 mesi dalle elezioni fare un corso per 100 persone, dire che prenderemo i primi 100 che arrivano, che vuol dire i primi 100 che arrivano? Poi da 100 diventano 220, 240 e nella graduatoria finale alla fine noi ci troviamo con 240 giovani che vedono in quel corso una speranza occupazionale che non avranno mai, perché 240 persone il sindaco mai li potrà sistemare. Ditele queste cose, non prendete in giro la gente, perché la gente è stanca di essere presa in giro, questa è la verità. Ci siamo impegnati anche nell'ambito dei servizi, in maniera particolare abbiamo attenzionato i servizi relativi alla fruizione della spiaggia, quindi parliamo delle docce in spiaggia, delle rampe di accesso all'arenile. E a Santa Teresa si verificano sempre le cose strane, no? Il servizio di docce in spiaggia è una cosa normale, dicono, non parliamo di cose straordinarie, stiamo parlando di cose terra a terra. Allora, in alcuni anni c'erano le docce e mancava l'acqua. Quando c'era l'acqua, mancavano le docce. Fatto sta che a doccia ne l'avevo fare sempre a casa. Purtroppo questo è quello che succede a Santa Teresa. Se parliamo sempre di cose ordinarie, ma poi la realtà con cui ci siamo confrontati in questi 5 anni è stata questa. Anche qui, le rampe di accesso alla spiaggia. A giugno, niente, è troppo presto. A luglio, i primi di luglio, ancora la capitaneria, niente. Metà luglio si comincia a vedere qualche cosa. A un certo punto si aprono i cancelli, perché in alcuni punti ci sono i cancelli aperti. I cancelli aperti, mancava la rampa, quindi uno sai ogni tanto sta sotto. Ecco, queste sono le cose che noi abbiamo attenzionato in questi 5 anni. Parcheggio a pagamento, anche lì. Vi faccio una bella carrellata, così me la tolgo tutta in una volta, se no devo intervenire a ogni comizio e non è il caso. Parcheggio a pagamento, anche lì. 8 mesi sì, 8 mesi no. C'è stata, mi ricordo, la prima settimana della seconda aggiudicazione dei parcheggi a pagamento, in cui le multe variavano di ora in ora. La prima multa a un amico 8 euro, 2 ore dopo 24 euro, poi 2 ore dopo ancora di nuovo 8 euro, il giorno dopo preavviso sì, il giorno dopo ancora preavviso no. Ma dico, ma è questo il modo di amministrare? È questa la programmazione che loro dicono di aver attuato in questi 5 anni? Non è possibile che la gente non sappia neanche, non abbia neanche il piacere di sapere quanto deve pagare, perché se dobbiamo pagare, per carità, paghiamo tutti, quando si fanno delle infrazioni è giusto che si paghi, ma quantomeno avere il diritto di sapere quanto dobbiamo pagare credo sia lecito. Ma oltre anche a questo c'è da segnalare i numerosi disagi che purtroppo si sono avuti e li hanno avuti maggiormente i commercianti, perché vedete, è vero che per noi cittadini il servizio di parcheggio a pagamento può sembrare un po' fastidioso, però è un'esigenza che sicuramente i commercianti hanno, perché se non c'è la giusta rotazione nella zona centrale soprattutto, poi si rischia di penalizzare i commercianti che hanno bisogno comunque che sia data la possibilità di parcheggiare. Per quanto riguarda i parcheggi a pagamento, quindi c'è la mia totale, totale bocciatura, per quello che può valere, per carità sono un umile consigliere, però è un aspetto che va rimodulato al 100%, che va fatto in maniera totalmente differente, che va attenzionato, perché è un servizio serio ed importante, ma che non può essere gestito in questa maniera. Andiamo a un altro argomento, la teletrasmissione del Consiglio Comunale. Io non so quanti di voi hanno seguito Tele 90 quando il sindaco è stato eletto, proprio la sera in cui è avvenuta la sua elezione nel 2007. La prima promessa che ha fatto a Tele 90 disse che la teletrasmissione del Consiglio Comunale sarebbe stata la prima cosa da fare. Bene, il primo anno ancora si doveva ambientare, quindi il tempo di ambientarsi non l'ha potuta fare. Poi l'ha fatta per un anno, dopodiché forse probabilmente lui dice che si è reso conto che gli altri
erano troppo scarsi e che quindi questo spettacolo indecoroso alla cittadinanza non lo poteva consegnare. Io gli dico che probabilmente era lui troppo scarso ed erano troppo scarsi i risultati che ha portato per Santa Teresa, tali da essere trasmessi in Consiglio Comunale. Ma le promesse si mantengono, caro Sindaco. Lei non può approvare una mozione all'unanimità votata dal sottoscritto e da tutti i consiglieri comunali e poi dire: è nel mio cassetto ben custodita, non si preoccupi consigliere Lo Giudice, quando è il momento la faremo. Ebbene, l'abbiamo fatto un anno, poi è rimasta nel suo cassetto. Tant'è vero che mi ricordo, siccome molte delle nostre proposte venivano messe nel suo cassetto, a un certo punto ci siamo resi conto che questo cassetto era pieno di carte. In Consiglio Comunale provocatoriamente noi abbiamo consegnato un cassetto al sindaco, così aveva più spazio per tenere tutte le nostre proposte che conservava nel suo cassetto. Andiamo al bilancio. Noi anche in questi 5 anni, con le lievi difficoltà che abbiamo avuto all'inizio, ma poi abbiamo cercato anche di capire il bilancio, che voi non so se l'avete mai visto, ma è un malloppo grande così, dove ci sono numeri, interventi, capitoli, tutta una serie di cose che quando tu lo apri dici forse è meglio che lo chiudo. Allora, nei primi anni abbiamo fatto anche in materia di bilancio le nostre proposte, quindi con degli emendamenti, cercando di imporre, di far capire quali potevano essere dei piccoli suggerimenti da dare all'amministrazione comunale. Anche lì eravamo 3 soli consiglieri comunali e quindi era difficile che le nostre proposte venissero considerate utili. Perché mentre noi abbiamo avuto la capacità di votare anche un assestamento di bilancio, ritenendolo meritevole, eppur essendo all'opposizione, il sindaco purtroppo quando vedeva proposte nostre gli si rizzavano quasi i capelli, diceva no, non si può fare, figuriamo. Cioè non vedeva di buon occhio quelle dei cittadini, figuriamoci se poteva vedere di buon occhio le nostre. L'ultimo anno, suo malgrado, aveva una maggioranza risicata, aveva solo 4 o 5 consiglieri comunali, quindi ha chiesto aiuto e noi l'aiuto gliel'abbiamo dato, però abbiamo fatto le nostre proposte anche, come è normale che sia. Cioè, quello che non è stato fattibile in 4 anni abbiamo cercato di proporlo nell'ultimo anno. Succedono però delle cose strane. Una di queste proposte è stata l'istituzione di una borsa di studio per studenti meritevoli. Se voi prendete il resoconto di quella seduta di bilancio, Città Libera vota contrario. Quindi significa che questa borsa di studio per gli studenti meritevoli Città Libera non la voleva. Fatto sta che qualche giorno fa il sindaco ha consegnato questa borsa di studio a questi studenti meritevoli individuati con una graduatoria, si è fatta una bella foto, l'ha pubblicizzata, che ha offerto questo grande servizio. Dei consiglieri comunali che hanno fatto questo emendamento, che hanno proposto questa borsa di studio, nessuna traccia. Dicevo quindi di questa borsa di studio che, come vi abbiamo detto, noi abbiamo proposto ed il sindaco poi si è preso i meriti. Ma stessa cosa potremmo dire della gita per gli anziani. Città Libera anche in quel caso vota contrario, la gita per gli anziani non va bene. Fatto sta che il sindaco un mese fa o forse qualche giorno fa organizza la gita per gli anziani, ci va in pompa magna, ma dei consiglieri comunali che hanno fatto questa proposta nessuna traccia. Andiamo alle frazioni, che sono state attenzionate anche quelle, per quelle che erano le nostre possibilità. Abbiamo attenzionato i numerosi disagi presenti a Misserio, come a San Gaetano e in tutti i quartieri, in tutte le frazioni presenti nel nostro territorio. Problemi relativi all'illuminazione, Misserio è rimasto al buio per circa 6 mesi, problemi relativi alla pulizia delle strade, problemi relativi al disagio che era presente in numerosi quartieri a causa dello scorrere delle acque piovane che si riversavano in strada, creando numerosi disagi alla cittadinanza. Ma non solo le frazioni sono state attenzionate, ma anche tutti i quartieri. Barracca, per esempio, che è stata sempre dimenticata e lasciata in totale solitudine anche in occasione degli eventi culturali. Torre Varada, che è stata sempre attenzionata per i numerosi disagi che in questi anni ha vissuto a causa dei lavori che venivano svolti dalle ferrovie, ma anche numerosi disagi a livello igienico-sanitario. Quindi Sparagonà, dove abbiamo discusso anche lì del quarto torrente, dove sono stati spesi cifre esorbitanti, centinaia di mila euro, e poi alla fine il risultato è sotto gli occhi di tutti. Io non voglio continuare ad annoiarvi, ma credo che il mio impegno sicuramente
è stato massimo. Si poteva fare di più? È la domanda che io mi pongo, e la risposta è sicuramente sì, si poteva fare di più e si deve cercare sempre di fare di più. Ma quando verranno a cercarvi il voto, perché verranno a cercarvi il voto, chiedete agli altri cosa hanno fatto, perché io, e mi permetto di dire, Sicilia Vera, il suo dovere l'ha portato a compimento con onore, con coerenza fino all'ultimo giorno, e così sarà. Altri probabilmente hanno riscaldato la sedia, altri sono venuti in consiglio comunale solo per dire che sono consiglieri comunali e che quindi rappresentano le istituzioni. Concludo con un semplice appello. Nel 2006 i Santa Teresini ci hanno aiutato a far diventare il sindaco di Fiume di Nisi deputato regionale. Oggi io vi chiedo di fare l'inverso, e cioè vi chiedo di far diventare il deputato regionale onorevole Cateno De Luca sindaco di Santa Teresa. Grazie. Grazie per l'eccezionale partecipazione. Oggi mi avevano dato il buongiorno con una notizia straordinaria. Avevano visto lo Zusaro. Ridete prima che vi dico che di cosa vi devo comunicare. Vi dovete preoccupare. Io ero preoccupato per il comizio di stasera, perché mi ha raccontato un amico che Zusaro voti non ne cerca, fa altre cose. Non so a cosa alludeva. Voi che conoscete la storia di Santa Teresa, probabilmente sulla vostra pelle lo sapete. Però mi ha detto, eccezionalmente Zusaro negli ultimi 20 anni si è messo in moto sotto il profilo elettorale. Se per assurdo lo fa, c'è qualche cosa che non va. Stamattina mi hanno chiamato e mi hanno detto, c'è lo Zusaro con il suo bastone della vecchiaia in giro. Sì, in giro. E che fanno? Stanno cercando voti, il Zusaro voti, sì. In quel momento io non avevo capito cosa, non avevo collegato la situazione. E mi sono ricordato di questo racconto di un amico, poi ho collegato, se su Zusaro è in movimento sta succedendo qualcosa a Santa Teresa di Riva. Ora ho capito cosa sta succedendo a Santa Teresa di Riva, o meglio cosa sta succedendo ai Santa Teresini. Se lo Zusaro è in movimento è perché si sono resi conto che stanno perdendo il controllo della comunità. Santa Teresina,
lo hanno percepito, sono in moto i poteri forti Santa Teresini e li aspettiamo al varco. Escano fuori, escano fuori finalmente, perché usciranno fuori ora dal piano regolatore generale, che vedremo. Stasera daremo qualche anticipazione e nei prossimi giorni daremo altre anticipazioni. Penserete, è una nuova versione di nome e cognomi? Chissà, potrebbe anche essere. Vediamo quanti passi fa avanti lo Zusaro e vediamo quanto andrà avanti lo tsunami. Scusate. Come avete visto, i candidati a sindaco non si sono presentati. Noi avremmo fatto un bel confronto e comunque siamo sempre disponibili, se c'è qualcuno che comunque li vuole chiamare. Stasera le tematiche sono chiare. Per il Coyote sarà PRG schema di massima e cominceremo già a evidenziare alcune stranezze che nei prossimi giorni approfondiremo. Per quanto riguarda l'altro candidato a sindaco, che è già stato ucciso da Morabito quando ha fatto il primo comizio, c'è qualche triciclo, un girello, e discuteremo anche di altri profili di gioventù, nel senso che di come si possa rendere simpatico anche chi era eccezionale con i baffi e non ce li ha più. Tutto qua. Comunque, nell'attesa eventualmente, noi intanto andiamo avanti in quelle che sono le tematiche che questa sera desideriamo affrontare. Danilo ha posto una questione delicata che io definisco immorale, perché alcuni giovani in vari incontri che ho fatto mi hanno posto una domanda: lei, se viene eletto sindaco, mi garantisce quello che già circola in giro, il posto come ausiliario del traffico? L'ho guardato, io ancora sta storia non la conoscevo. Io ho detto: mi vuoi spiegare di che si tratta? Ci sa, stanno facendo un corso e ci sono vari tirapiedi dell'ex sindaco che hanno detto che attraverso questo corso, Danilo, tu hai fatto solo un errore così sul datore di lavoro, che non è il comune. Il datore di lavoro è la società o la cooperativa, non so che forma, che gestisce i parcheggi. Se lei mi garantisce, perché sa, per ora ci sono, e mi ha dato una suddivisione, io non faccio i nomi e cognomi in questo momento anche dei candidati che hanno chiamato queste persone e che sono state chiamate. Naturalmente qua c'entra poco il comandante del corpo di polizia municipale, perché questa porcheria si chiama porcheria, è stata stabilita dal sindaco il 9 gennaio 2012. Naturalmente il comandante del corpo della polizia municipale esegue. Punto. Ha fatto sta direttiva, dice: siccome all'improvviso a Santa Teresa è venuta la voglia di conoscere, come dice la premessa, il codice della strada finalizzato a favorire un corretto utilizzo del territorio ed a migliorare la viabilità e la circolazione stradale. Ma va? Pensate un po', l'ex sindaco, qui deserto e sotto gli occhi di tutti, a gennaio, sarà stata la notte di Natale, si è ispirato ed ha ritenuto che era necessario che la comunità Santa Teresina, perché poi strano che il bando è solo aperto ai residenti a Santa Teresa. Che razzista direte, no? E non è che il voto di quello che stava a Furcio a Sant'Eresso gli poteva interessare,
Perché se il signor ex sindaco stasera veniva, la prima domanda che avrei posto è semplice: senta, ma chi è che l'ha ispirato per fare un'operazione del genere a 4 mesi dalle elezioni amministrative? Ma perché non l'ha fatto 1 anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa? Ma perché 4 mesi prima delle elezioni? Immorali! Altro che, siete degli immorali! Ma rispetto a questo, non è finita qua, perché dovevano ancora fare il calcolo di quanti giovani o quanti Santa Teresina riuscirono ad irretire. Hanno fatto la stima di 100 prima, poi sono stati 220. Mi dicono 240, curiamoci, non cambia, qua io ho 220 nel mio appunto. Mi dicono che queste stanze sono state presentate, badate un po', cartaceamente, non si sa quale protocollo. Ma come? Il protocollo online, l'invio online delle stanze, che fine ha fatto? E là si vedeva l'ordine anche di presentazione, cari miei. Un giovane mi ha raccontato che quando ha presentato questo modello, chi ha ricevuto l'istanza spugnava da un libro, non sapeva né la via assegnare. Ma non gli ha rilasciato la ricevuta. Non è stata rilasciata la ricevuta di consegna. Mi dicono. Ma va? E come mai? I primi 100, i primi 50, i primi 10. Possiamo dire come stanno le cose a questi ragazzi o no? Lo diciamo? Bene. Vorrei ricordare a me stesso che presso la cooperativa società X, non gli voglio fare pubblicità, anche perché è un amico, lavorano per questo servizio 8 o 10 persone, non so quanti, chissà il numero preciso mi può dire 8, 10, cioè per riscuotere dalle vostre tasche il pagamento del pedaggio di parcheggio, le strisce blu. Un anno si fa, un anno non si fa, non si capiva qual è la logica. In genere si fa a quanto pare in funzione di quelle che sono le illusioni che devono essere create. Bene, mi dicono che sono 8. Ciò significa che noi stiamo acculturando, per carità, acculturare è una cosa importante. Si stanno acculturando 220 giovani per 8 posti. Voi penserete, è costumamente disoccupazione 8 posti su 8 posti, anche se ci imbrogliano a 212 che il posto c'è, poi 8 pigliano, hanno creato qualcosa. Direte voi, hanno creato 8 posti di lavoro, ammirevole. Sulle vostre tasche hanno creato 8 posti di lavoro, ma non è così, perché pare che ci sia qualche altro tipo di problema. E mi rivolgo a quegli 8 che già lavoravano presso questa struttura e che facevano questo servizio, che forse saranno Santa Teresini, saranno ragazzi di Santa Teresa, probabilmente saranno in cassa integrazione, non lo sappiamo. Certo che sarebbe un atto di gesto di grande trasparenza se l'ex sindaco chiarisse una cosa, una volta per tutte. Noi sappiamo che quegli 8 o 10 ragazzi, ragazze, uomini o donne che siano, hanno diritto di essere ripresi nel servizio. Chiaro? Quindi significa che al di là di aver fatto un bel corso, sicuramente tenuto dal comandante di Polizia Municipale, che è bravissimo, mi dicono, eccezionale, e quindi un momento d'incontro con una personalità nel settore,
Quindi i ragazzi quantomeno capiranno cosa non devono fare per non farsi multare, sostanzialmente. Beh, diteglielo ai ragazzi, perché tanti tirapiedi dell'ex sindaco gli fanno altri tipi di ragionamento, ma completamente diverso. Quindi si dica una volta per tutte a cosa è finalizzato questo corso. Certo, voi mi direte, ma ritto ritto, un mese prima dell'elezione, perché guardate, il 9 gennaio l'ex sindaco, passato il Natale purificatosi dei suoi peccati, pensò di come agire per acculturare i Santa Teresini e pensò al codice stradale. Poteva pensare a un corso di potatura, per esempio. Poteva pensare a un corso di come si ceccano i voti scrivendo in ricette, per esempio. Perché no? Lo poteva fare. È una arte rara, un'arte rarissima. Poteva fare un corso di come si inventano, si promettono i posti, e quindi un corso per difendersi da queste proposte. No, perché parallelamente si stava riattivando il servizio di donazione di sangue dei cittadini, c'è il parcheggio a pagamento, giusto professore? Quindi si doveva creare l'illusione, e allora si è messa in moto la macchina e candidati, potenziali candidati hanno cominciato a telefonare: zia Maria, c'è una possibilità, chiatto figlio, vieni, ora ci facciamo fare una domanda, io sistemamo. Zia Giovanna, mandami subito a tuo nipote Peppino, ma va a venire subito. Tutte andano subito. E si sono accumulate anche informalmente delle istanze. Poi, siccome ancora non si era stabilito la data delle elezioni, allora si pigliava tempo, si bagianiavano, come si suol dire, no? Per arrivare poi invece a quella che è il provvedimento che ha dovuto fare naturalmente il comandante del Corpo di Polizia Municipale, perché aveva ricevuto un ordine del sindaco. E il comandante è funzionalmente dipendente dal sindaco. E non è che si può rifiutare. Che si chiama ammutinamento, diversamente. Bene, parte la macchina, ma naturalmente parte con un intento criminoso, che poi si è concretizzato. E come si è concretizzato, signori miei? Con il corso, guarda caso, a 10 giorni prima delle elezioni. E prima 50, e poi 100, e poi 150, e poi non ti preoccupare che noi ampliamo a 200. Ma scusatemi, ma questo immorale, sotto il profilo politico, attenzione, perché vi dovrebbe rispondere ai 220 giovani, gli dico e gli suggerisco di fare le seguenti domande. Prima domanda: perché questo corso non è stato fatto nel 2011, 2010, 2009 e 2008? Seconda domanda: questo corso a cosa serve? Serve, per come qualcuno ha insinuato, a fare i posteggiatori, e allora i conti non quadrano, perché una macchina quando si posteggerà pagherete 1000 euro l'ora per poter pagare 220 giovani. O io vi dico di più, sono molto più chiaro: non c'è niente per nulla, perché gli 8 che facevano già questo servizio probabilmente hanno diritto a essere richiamati, e di conseguenza questa operazione è stata l'ennesima operazione per coprire la deficienza politica amministrativa di questa amministrazione. Ecco come vi distraggono.
Ecco come vi distraggono. Potevo fare un corso per fare comizi, cosa se funzionava lo stesso? Che ne pensate voi? Poteva anche succedere. Ma non è finita qui, perché erano domande per l'ex sindaco. Un'altra domanda che gli avremmo fatta, non so se ci sono presenti, non vi preoccupate, non vi riprendiamo, capisco che sono scattati i ricatti, condizionamento, usare in movimento, e quindi quanto preoccupazione crea, infatti vi vedo, siamo soli, ma fatevi un applauso, siete eccezionali, stasera è una serata meravigliosa e domani sera a Piazza Bianca sarà ancora più meravigliosa, perché vedremo come le idee, perché ci vogliono idee per amministrare, diventeranno realtà, cari miei, domani sera a Piazza Bianca alle 21:30. Avrei fatto un'altra domanda: chi c'è presente della cooperativa Moira Masserenti? Se c'è qualcuno che vuole alzare la mano, non vi preoccupate, non inquadrarlo tu, io vi dicevo, non vi inquadravano, gira la telecamera. Se c'è qualcuno presente della cooperativa Moira Masserenti. Perfetto, allora, qua c'è un altro grande imbroglio e ora dobbiamo andare dunque dei numeri, perché la mia domanda che rivolgo all'ex sindaco è la seguente: perché viene fatto un mutuo nel 2009 e esce dalla, perché pare che a Santa Teresa il sindaco lo debba stabilire il direttore Puglisi, come se alla fine la gente ha il prosciutto sugli occhi. No, signori miei. Allora parte questa operazione mediatica. Sui giornali già l'operazione è fatta. Cioè finalmente si cancella una vergogna che ha origine a 20 anni fa. Si demolisce questa casa, si fa finalmente l'ampliamento di questa strada e oltre 80 famiglie finalmente stanno in sicurezza o possono usufruire dei servizi di tutte le altre famiglie. Mutuo nel 2009. Avrei chiesto all'ex sindaco, prima domanda, perché a una settimana delle elezioni e quindi a distanza di oltre, di quasi 3 anni, da quando si fa il mutuo, si fa un decreto di esproprio illegittimo. Perché è illegittimo in quanto, per quanto ci riguarda, c'è un aspetto delicato sulla procedura. Tanto lo stanno notificando ora, c'è tempo per fare eventualmente opposizione, dopo l'elezione se ne parla, tanto la notizia sul giornale è uscita che il problema è stato risolto, che cavolo volete voi della cooperativa Moira Masserenti? Dubbatebbe con un articolo sul giornale, punto e basta, dopo l'elezione se ne parla. Ma naturalmente questo sarebbe stato troppo semplice se la competizione fosse stata tra l'ex sindaco e chi lo gioca Cuggirello, perché chi lo gioca e non legge le carte. Ecco qual è il problema, è distratto per il teatro, la pizza e altro, va bene, però scusatemi, lui è candidato a sindaco, queste cose che dico io le dovrebbe già aver studiato prima, perché uno che vuole fare guidare una comunità prima di tutto deve studiare e capire i problemi quali sono e capire anche i colpi bassi dell'ex sindaco e delle prese in giro. Ebbene, questo è un altro colpo basso ad 80 famiglie che ora accoglieranno e osanneranno l'ex sindaco, perché secondo un articolo di giornale avrebbe risolto il problema. Andiamo al dunque del provvedimento. E naturalmente io sono disponibile a un confronto anche là nella cooperativa, qualora si volesse approfondire le carte. Allora, questo bando, questa gara d'appalto prevede una clausola bellissima. Voi sapete che la gara d'appalto si fa per individuare un contraente e quindi procedere all'esecuzione dei lavori. Lettera G
è breve, breve, attenzione che è meravigliosa. Lettera G di questo bando di gara, ci sono il bando di gara per eseguire i lavori di demolizione di un immobile che ancora se l'hanno a cattare. Chiaro? Questo per chiarire i tempi intanto, va bene? Oh, però è uscito sul giornale l'articolo. Lettera G di questo gara d'appalto. L'aggiudicazione provvisoria, perché si fa una gara e si fa un'aggiudicazione provvisoria, vincola l'aggiudicatario, cioè il comune. Anzi no, chi se l'aggiudica la gara, scusate, quindi l'impresa che vince la gara. Ma non vincola il comune, che si riserva anche di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto senza che in tale evenienza le imprese concorrenti possano pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. Ci sono avvocati presenti e mi diranno: ma che è sta clausola? Questo lo sapete che cos'è? Voi mi direte: ma è una clausola di stile, la mettono in tutti i bandi. Ma io ho fatto una piccola verifica, perché un po' ho voluto giocare pure io col girello per rendermi conto se era piacevole, e quindi ne ho trovati solo pochi. Certo, ne ho trovati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci sono 8 bandi fatti dallo stesso ufficio tecnico, in cui stranamente, parliamo sempre di lavori pubblici, attenzione, questa clausola non c'è. E come mai? In 8 bandi per l'esecuzione di lavori pubblici fatti dallo stesso ufficio tecnico, questa clausola non c'è. E stranamente, invece, per quanto riguarda i lavori per ampliare la strada che porta alla cooperativa Moira Masserenti, c'è questa clausola che non vincola l'amministrazione comunale. È una coincidenza, mi direte. No, è una puttanata, vi dico io, scusatemi. E vi spiego ora perché. La gara d'appalto impegna 87.000 euro. Ebbene, lo sapete cosa hanno fatto? Per accelerare i tempi e far uscire l'articolo, mugliare i pupi, come si suol dire, e hanno saltato qualche procedura e hanno notificato direttamente il decreto di esproprio senza notificare preventivamente, a quanto pare. Noi faremo un accesso agli atti lunedì e chiederemo le carte una a una. A quanto pare non è stata fatta la fase precedente di stima, notifica della stima e quant'altro. Può essere che ci sia qualche problema di legittimità, ma tanto dopo le elezioni non ha più importanza, i voti si pigliaro, per cui il tema è chiuso. E quindi cosa è successo? Io avevo già detto che l'ex sindaco, scusate, perché stasera voi lo testimoniate, l'ex sindaco non aveva predisposto il bilancio del 2012, perché i conti non erano a posto, perché non aveva fatto niente, perché il patto di stabilità gli imponeva di tagliare 400-500 mila euro, e quindi non vi voleva dire che per continuare a percepire lo stipendio, per come ha detto a Tele90 lui, e comprare la terza casa alla figlia, aveva bisogno dello stipendio aumentando le vostre tasse, cari miei. L'ha detto a Tele90, non l'ho detto io, l'ha detto a Tele90, con lo stipendio dei prossimi 5 anni pago un mutuo. Per carità, giusto, tengo famiglia, ma diciamolo. Diciamolo con chiarezza però. Perché? Perché quando poi si fanno queste operazioni, cari miei, che sono di presa in giro per oltre 80 famiglie, e sono di presa in giro perché? E mettono quella clausola pure. Perché è messa quella clausola? Perché come finiscono le elezioni, questo bando, questa gara d'appalto viene annullata, e di conseguenza
Nessun problema c'è stato. Perché? Perché approvando il bilancio nascerà un altro problema, che è quello del taglio delle spese. Perché questi signori non si sono presentati con le carte in regola nella competizione, perché per approvare il bilancio dovevano tagliare dalle 400.000 a 500.000 euro di spese rispetto al 2011. E questi non hanno mai pensato di tagliarsi lo stipendio, che gliene frega. Allora, per evitare tagli, dovevano aumentare di pari importo le imposte sui cittadini, e ve lo diranno dopo, tanto le elezioni sono finite, cari miei. Quindi per i prossimi 5 anni si può acquistare la terza casa, si può pagare il mutuo, le elezioni sono state vinte, c'è il problema di bilancio, c'è il patto di stabilità, che volete con cittadini? Le leggi sulla finanza locale non le fa mica il comune, li fa lo Stato, prendetevela con lo Stato, che volete da me? Ecco, il quadro è chiuso, e di conseguenza queste 80 famiglie sono state per l'ennesima volta in giro, prese in giro come negli ultimi 20 anni. Quasi è andato oltre questa volta, perché si è giocato con le procedure, e giocando con le procedure nasce ancora un altro problema, che questa spesa, non essendoci bilancio approvato, non si sa se rientra o meno nel patto di stabilità. E vi dico che per rientrare nel patto di stabilità questi signori si dovrebbero azzerare le indennità, cosa che non hanno mai fatto. E quindi dite a queste 80 famiglie che per l'ennesima volta sono state prese in giro in campagna elettorale, signori miei, ecco le carte e le distribuiremo nei prossimi giorni, le distribuiremo senza tema di smentita, oltre che prenderemo le carte. Danilo, so che hai paura in questo momento di entrare nel palazzo, entra con la scorta e prendi le carte della procedura d'esproprio, portati tutti quanti e assalite il palazzo, cortesemente si aprono le finestre, trasparenza finalmente, aria, aria. Stasera stavo morendo, voi ridete, ridete, no, ho bevuto un po' d'acqua del rubinetto, ma dico, che grado di civiltà è questa? Ma che grado di civiltà è questa? Uno può decidere di comprarsi l'acqua minerale per chi è fessato che il cloro fa male o meno, per chi ha vuole cassata, e non potete pretendere che con l'ex sindaco usciva l'acqua cassata dal rubinetto. Chissà, col futuro sindaco potrebbe succedere anche questo, che ne sappiamo. Ma qua c'è un problema di base. Prenda nota, consigliere comunale, lunedì prendiamo le certificazioni dell'ASP da un lato e del policlinico dall'altro. L'ASP pare che dica che è inquinata, il policlinico dice che è a posto, fatto sta che io ho bevuto quest'acqua e mi innumaciuni, che non avete idea, perché non avevo letto che in questo momento l'acqua non è potabile. E non lo sapevo io, che volete capire, non avete idea. Disse, mi hanno ammalato, ho purtroppo raggiunto l'ultimo stadio della mia vita. Mi hanno avvelenato, poi mi sono venuto in soccorso e ho letto st'ordinanza, ma l'acqua non si può bere, mai si è potuto bere l'acqua. Ah sì, ma se ne è accorto qualcuno per caso in questi 20 anni, in questi 15 anni? Non, ma nessuno si è accorto che in genere la civiltà di una comunità viene calcolata secondo quelli che sono i primi servizi essenziali. Dobbiamo declinare all'ex sindaco, ecco, facciamo un corso solo per lui, però non per 220 persone, perché voi vi illudete che 220 possono fare un sindaco. No, non è così, calma, buoni. E allora i servizi essenziali decliniamoli per l'ex sindaco: sono luci, sono fognatura, sono acqua, per le quali si paga onere d'urbanizzazione e quant'altro. Chiaro?
poi c'è la fognatura, poi c'è il metano oggi, chiaro, luce eccetera. Ora capiamo che la zona ionica siamo di serie B, serie C, perché siamo bombole crude e di conseguenza che usiamo i bombole perché il metano non è arrivato. E vabbè, vedremo di risolvere anche questo problema. Ma lo sapete perché lo risolverà il problema? Perché probabilmente alcuni sindaci, ex sindaci, nemici della Riviera Ionica, che hanno consentito all'Arcangelo di tentare, di impadronirsi, perché ci hanno tentato, ma poi i mani, credetemi, idida ci pizziamo a colpi di esposti. Probabilmente ora che molti sindaci diventeranno ex, si potrà riprendere questo servizio e questi lavori, perché avevano tentato di consegnarci anche là ad altri sistemi di cui il vostro ex sindaco era diventato stranamente servo, e perché ci avevano un accordo che è passato poi attraverso, vi ricordate quando abbiamo fatto la commedia, c'era qualcuno che aveva una malattia, la professionite eccetera, ha lasciato a formiche, è passato con l'MPA, l'AMO, UPISCI eccetera, basta, la contammo. Allora ora facciamo cose serie stasera, però è quella la questione. Rispetto a questo problema, naturalmente, io non so perché l'acqua non è potabile. Voi lo sapete perché l'acqua non è potabile? Vi è mai stato spiegato qual è il problema? Vi è stato mai spiegato se è un problema risolvibile o non risolvibile? Perché probabilmente è un problema irrisolvibile, perché noi, io qua ho preso le ultime ordinanze degli ultimi anni e praticamente è come le frecce delle macchine, una volta sì e una volta no, 3 mesi è potabile e 3 mesi non è potabile. Secondo me a Benbrogno pure quando è potabile, non è potabile, punto e basta, se volete un mio espresso parere, perché è impossibile che una sequenza così di ordinanze, 3 mesi sì, 3 mesi no, renda e cambi quella che è la potabilità dell'acqua. Anche questo, momento di trasparenza, di onestà, non so questo come si chiama nel rapporto con i cittadini. Io dico che politicamente anche questo è un profilo immorale. Andiamo al PRG. Stasera cominceremo a dare un'occhiata al topolino che è stato partorito dopo 5 anni dall'ex amministrazione comunale. Perché, grande titolo sempre di chi ritiene di dover stabilire chi fa il sindaco, direttore Puglisi, direttore Puglisi, veda che il sindaco lo elegge la comunità, non lo elegge né lo Zusaro né certi articoli, se lo mette in testa. Mandiamo un attimo una qualche cosa del PRG, perché stasera cominceremo a vedere qualche anomalia, poi nei prossimi giorni c'è tempo, non vi preoccupate, ancora ne abbiamo noi argomenti, potremmo fare campagna elettorale per almeno 3 mesi di seguito, no, non vi dirà di capire, per favore, per carità, ma ne abbiamo argomenti. Stasera diamo un piccolo assaggio su un altro tema che è fondamentale, perché la domanda, o alla domanda, perché a Santa Teresa non è mai stato realizzato un albergo, se lo chiedo a ognuno di voi, nessuno si sa spiegare perché. Ma volete che ve lo dica io? Devo dire io? Ma io sono straniero, zoom zoom. Bene, ho capito, vi svelo questo segreto. Chi è che in questi 20 anni ha fatto grandi operazioni di compravendita di terreno e di edificazioni di case cooperative, scientificamente, puntualmente, ciclicamente? Boh, direte voi, e che pensate che vi dico io? Cominciate a
fare domande e a chiedere chi è e perché. La storia urbanistica di Santa Teresa di Riva è una delle storie più vergognose che sotto il profilo politico-amministrativo si possa mai trovare. Perché è vergognosa? Perché se si fa una storia degli ultimi 20 anni, delle concessioni edilizie rilasciate, di chi sono stati i progettisti, di chi erano i direttori dei lavori, di chi erano gli acquirenti, di chi erano i venditori, e cari miei e proprietari, stranamente c'è un mondo che gira, gira, il mondo gira attorno a certe famiglie, personaggi, bescantati, infatti è bescantato finora, e quindi vediate il risultato che ha avuto finora, cari miei, se vado scantato, no, diciamole le cose, perché c'è un'altra spiegazione. Non si dovevano fare a Santa Teresa, sprecare terreni per gli alberghi, che schifo, no, case, case e case. E in questo piano regolatore su un tema ritte buono, è meglio, così lo capiamo, ecco, perfetto, ok, ingegnere Famara a posto, ci sono piccole tracce che noi stiamo studiando. Lunedì, dove il consigliere giudice è scappato già, perché come gli volevo dire che lunedì, magari fate aiutare pure De Bucalo, che è bello più consistente, cercate le ultime carte sul PRG, perché sono curiosi, vogliono capire se c'è qualcosa di interessante finalmente nel PRG, finalmente nel PRG. Noi vi anticipiamo che qualcosa di interessante c'è. Intanto non abbiamo capito da queste carte se esistono zone destinate per insediamenti turistico-alberghieri. Voi mi direte che la stampa dice di sì, ma noi, le carte che abbiamo noi, dicono di no. E quindi è giusto che noi ci aggiorniamo la prossima settimana, se ci danno le carte, per capire se oltre a questa piantina che per ora vi facciamo vedere, poi la prossima settimana con la bacchetta mi metto e cominciamo a fare un piccolo percorso, perché incontreremo lo Zusara a un certo punto. E che c'è di strano? Ma non ho capito, ma scusatemi, ma i giovani non devono andare avanti? Non devono andare avanti i giovani? Quindi non ho capito che c'è da ridere. Avanti i giovani. Quindi se si incontra Zusaro lungo il percorso, è un giovane all'arrembaggio. Tutto qua. Si incontrerà in un determinato posto. Poi forse si incontrerà in un altro posto strano, del quale c'è qualche compravendita in corso. Non sappiamo se c'è scritture private, non lo sappiamo, stiamo verificando, per carità. Però in un posto strano, molto strano. Ma ve lo diremo la prossima settimana, perché non vorrei che poi vi sveliamo alcune cose e voi non ci venite più ai comizi. No, domani avrete la possibilità di verificare quello che è il nostro progetto per Santa Teresa, con la presentazione del piano strategico e di quelle che sono le opere che non vi hanno fatto in questi 20 anni e che noi nei prossimi 5 anni realizzeremo, perché noi vi diremo anche come, quando e con quali soldi si fanno le opere, chiaro? E noi, rispetto a loro, se ci farete le domande su ciò che abbiamo previsto nel programma, siamo nelle condizioni di dirvi quando, come e come si finanziano, chiaro? Quindi quel percorso è rimandato. Vi posso dire che è un percorso interessante. Perché? Una, ma voglio dire una ante.
Dov'è che è stata individuata l'area? Ai ai ai, hai pure io la mia età, cari miei. Artigianale. Dov'è Mocam? Dov'è? Questa è Contrada Catalmo. Vedete che bellitta? Vedete, sì. Allora, guardate questi scienziati che hanno fatto. Qua. Puoi ingrandire qua, per favore? Ecco, questo dove c'è scritto questo ancora qua, perché poi se lo dico io non ci credono. Guardate che hanno fatto sempre questi scienziati, vedremo, forse stanotte lo cancelleranno. Guardate che hanno scritto qua, vedi se un po' si può fare più grande, però ve lo dico io. Qua c'è scritto che cosa? Zona dove sarà previsto il casello autostradale. Guardate un po'. Zona in cui è previsto il casello autostradale. Scusatemi, ma il casello autostradale chi lo deve prevedere? Voi? Voi lo dovete prevedere il casello autostradale? Il casello autostradale non si prevede in un piano regolatore generale? Oppure si prevede a sorteggio? Ma vi rendete conto dell'ipocrisia di chi vi ha amministrato finora? Non credono nelle potenzialità di Santa Teresa, ecco perché non hanno avuto il coraggio di prevedere dove viene il casello autostradale. Domani sera ve lo faremo vedere noi dove verrà il casello autostradale che realizzeremo nei prossimi 5 anni. Ecco dove è l'ipocrisia, quando non si crede alla propria comunità. Ma siccome dovevano comunque lasciare la traccia, e allora qua hanno scritto zona in cui è previsto il casello autostradale. Previsto da chi? Forse vi diranno l'Unione dei Comuni. Pensate un po', l'Unione dei Comuni, no? Però c'è sempre un problema, e questo è l'ABC. Le strutture, le infrastrutture, al di là del titolare che se le intesta, e Onofrio mi può dare lezione in questo, e ne sono sicuro, e se sbaglio correggimi, purtroppo si prevedono nel piano regolatore generale del comune nel quale ricade l'opera, pure se la deve fare l'Unione dei Comuni. Vedete qua, zona bianca, come il loro cervello, zona bianca. Mi direte, ma tutto qua? Stasera Uzzusaro non conciamo, prossima settimana. Un altro esempio e poi chiudiamo su questo argomento, perché lo affronteremo la prossima settimana. Guardate questo blu che bello, ci hanno copiato il piano strategico del 2007 che avevamo fatto, dove avevamo previsto noi determinate cose, ma non è questo. A noi, guardate che quando si copiano le cose in positivo ben vengano, attenzione. C'è un piccolo dettaglio però. Com'è il problema della... Cioè, esiste un problema di mobilità a Santa Teresa di Riva? No, si cammina tranquillo, pare abbiamo 4 corsie a monte, vero comandante? Sì, giusto, abbiamo 4 corsie sul lungomare e 4 corsie sulla nazionale. Che problema c'è? Si cammina velocemente, per cui il vero centro abitato è compatibile per far attraversare i mezzi pesanti per l'area artigianale alla fine di Santa Teresa del Riva. Giusto? Voi vi immaginate qua 10 ettari, 15 ettari, 20 ettari, poi vedremo le misure precise, di insediamenti per attività produttive, quindi area artigianale, area industriale e quant'altro. Tutti questi mezzi pesanti da dove passano? Lungomare, nazionale, ma secondo voi
si può mai pensare di fare quest'area, che noi l'abbiamo vista più imponente e domani ve la faremo vedere, senza lo svincolo autostradale? Ma vi vogliono ammazzare definitivamente? Oppure devono demolire le case? Oppure devono risolvere il problema del rifacimento allargando verso mare la strada di lungomare? Ma spiegatecelo, qual è la logica di questa pianificazione? Ma noi siamo andati oltre e ora vi spiegherò qual è la logica. Qua ci fermiamo con questo perché vi devo leggere qualche passaggio bellissimo della relazione generale del PRG, relazione sullo schema di massima. Cosa scrivono i progettisti? Sentite un po'. La città oggi appare, pagina 4, vi do l'indicazione, oggi appare come luogo periferico, attestato su infrastrutture inadatte a metterla in rete sia rispetto al contesto territoriale, sia a maggior ragione rispetto a previsioni di sviluppo e di innovazione competitive. Attenzione a questo passaggio. Vi hanno fatto un complimento in questa relazione che è bellissimo. Ci muoviamo, scrivono i progettisti e l'ex sindaco, ci muoviamo in un ambiente di scarsa vivacità imprenditoriale. Voi imprenditori siete scarsi, perché lo dicono i progettisti del PRG e lo dice l'ex sindaco di Santa Teresa di Riva. Se qua non si crea occupazione, se il commercio va male, è perché siete scarsi. È scritto qua, pagina 4. Ma non è finita qua, perché vi hanno fatto un altro complimento. Perché voi mi avete detto poche sono le qualità, o tante, dipende dai punti di vista di chi ci ha amministrato. C'ha una grande qualità, che è tanto generoso. E infatti è scritto qua. Cosa aggiungono? Quindi ci muoviamo in un ambiente di scarsa vivacità imprenditoriale e bassa disponibilità alla partecipazione con risorse economiche proprie agli investimenti per lo sviluppo del territorio. Sapete cosa significa in termini più pratici? Come si chiamano chi che seguono il tuo bar e non ci offrono caffè? O si fanno offrire? Pricchi? Ah, miserabile? Ah, c'è scritto che siete miserabili, ma è scritto qua. È scritto qua. Ma scusatemi, ma vi rendete conto quanto è grave già solo leggere queste quattro righe in quello che dovrebbe essere lo strumento di sviluppo dei prossimi 5 anni della comunità Santa Teresina? Ma è questa la considerazione che ha l'ex sindaco della sua comunità? Ma perché? Quanti project financing, cioè quanti avvisi sono stati pubblicati in questi anni per realizzare opere pubbliche con i fondi dei privati locali, sono stati fatti? E quindi si può affermare che gli imprenditori locali, oltre ad essere scarsi, sono anche tirchi, cioè non vogliono fare operazioni col comune. E voi mi direte, con un sindaco di chi che operazione va a fare? Non è che avete torto, ma non è che ci potevano scrivere, che dovevano scrivere invece in questa relazione che purtroppo le amministrazioni degli ultimi 20 anni si sono dimostrate talmente inaffidabili, inefficienti, da non suscitare l'interesse negli imprenditori Santa Teresini a fare patti per realizzare opere pubbliche o gestioni a freddo di opere pubbliche con il comune. Ecco la traduzione.
E più che altro si potrebbe anche aggiungere che in questi 20 anni non ci sono stati quegli amministratori in condizioni di fare non solo sognare una comunità, perché non basta solo consegnare un sogno, attenzione, bisogna poi realizzarlo, però la speranza è la prima, il primo sentimento che una comunità deve essere all'altezza di provare, deve essere quel sentimento per il quale l'amministratore non solo si sacrifica, rischia, investe, cerca di fare straordinaria la propria comunità. Questo significa speranza, e speranza io non ne ho vista analizzando 5 anni di deserto di questa comunità sotto il profilo politico amministrativo. Noi domani faremo vedere le idee che diventano realtà, quelle buone idee che in questi anni non sono state mai notificate e mai si è tentato di mettere in atto. Noi domani a Piazza Bianca intanto restituiamo una cosa che vi è stata rubata. La speranza e l'amore per Santa Teresa di Riva. Io domani con la lista Sicilia Vera Libera Santa Teresa di Riva intanto ve la restituirò, perché è giusto che ci sia come primo elemento la speranza e quindi la voglia di fare e quindi l'amore per investire nella propria comunità. Signori miei, se non c'è quello non c'è più comunità. Non c'è più senso dello stare assieme. Emergono altri sentimenti. E domani noi vogliamo chiudere anche questa brutta pagina di una comunità che per il pessimo esempio di chi finora ha amministrato non riesce più ad andare oltre, perché l'oltre è bloccato da questi parassiti della politica, tutti identici, tutti gli altri. Noi stiamo da questo lato, loro stanno da quel lato, cari miei. In questo piano regolatore c'è un elemento ulteriore che vi voglio evidenziare. Come direbbe il professore, un gioco di ceccate. Sì, chiedo che fanno custoriale, che custoriale è bravo con il gioco di ceccate. Cioè, d'altronde, il professore Pallella ne sa qualche cosa. E vogliamo parlare così solo, vi posso intrattenere altri 10 minuti? Mi date altri 10 minuti, vi posso intrattenere? Non vi annoiate? E allora parliamo del gioco delle 3 carte che c'è alla base del piano regolatore generale. Viene individuata una zona che per me, dico, non lo so che senso ha, viene chiamata zona di perequazione. Questa zona di perequazione non è altro che terreni agricoli che diventano edificabili. Poi prossima settimana vedremo cosa c'è, cosa non c'è, per carità. Tutto può essere legittimo e tutto può diventare illegittimo o può diventare politicamente immorale. Ci sono, dal primo calcolo di massima che noi abbiamo fatto, circa 17.000 metri quadracubi, anzi, di area destinata a area per perequazione. E da questi si possono realizzare
anzi sono 17.000 metri cubi, perché l'area, la superficie è 363.987, pardon per l'errore. Quindi in sostanza abbiamo 360.000 metri quadrati che di terreno agricolo, credo che fosse tutto agricolo, almeno in linea generale, poi magari 50.000 metri era non si sape chi, servizi, diventava edificabile, poco importa questo qua. La zona di perequazione è praticamente questo colore qua, questo qua, questo è zona edificabile, questa è zona edificabile, qua, qua, c'è qualche zona sul lungomare che vedremo poi la prossima settimana, ci sono un po' di zone che rientrano in questa logica. Voi mi direte nulla di strano, giusto? Nulla di strano, è giusto fare e prevedere zone edificabili, però noi nella nostra ancora non conoscenza del gioco di ricatte non abbiamo capito come si fa questa perequazione, questa suddivisione. Perché? Se l'area interessata è 360.000 metri quadrati e la volumetria che dalla relazione viene prevista in quest'area è di 17.000 metri cubi, facendo per ora una piccola divisione, è come se questi terreni, su questi terreni c'è un indice medio di edificabilità di 0,04. Ma voi mi direte, ma che stai dicendo? Se nel terreno agricolo c'è un indice di 0,03, com'è possibile che un terreno edificabile può essere definito tale con indice 0,04? Ed è così, tranne che usciranno altre carte la prossima settimana. Per ora a noi risulta questa situazione, guardate bene. Nei terreni agricoli l'indice di fabbricabilità è 0,03. E vi voglio fare un esempio pratico. Per edificare 100 metri quadrati in un terreno agricolo, con l'indice 0,03 e un volume di 300 metri cubi, 100 metri quadrati per 0,03, e ci vuole un ettaro di superficie. Rispetto agli oneri d'urbanizzazione, per realizzare 100 metri quadrati di casa si pagano, con quelli che sono i parametri riscontrati, circa 350 euro. Se si è imprenditori agricolo a titolo principale non si paga nulla. Costo di costruzione 230 euro. Sostanzialmente si ha una somma che si aggira ai 600-700 euro. Invece, qualora le cose fossero così, ma non sono così, non sono così, per ora appaiono così. Cioè, in questo momento che cosa appare? Che da agricolo, dove era l'indice 0,03, si è passati a un terreno edificabile dove l'indice è a malapena 0,1 in più, quindi 0,04. Costo per fare 100 metri quadrati? Il costo è esattamente circa 3.500 euro di onere d'urbanizzazione e costo di costruzione, cioè ci troviamo con 6 volte in più già il costo di onere d'urbanizzazione e costo di costruzione rispetto a una normale zona agricola. Non solo, nella zona agricola l'obbligo di fare le opere di urbanizzazione non esiste, nella zona invece di perequazione esiste, quindi chi edifica dovrà comunque avere e ha a proprio carico le opere di urbanizzazione. Poi c'è anche un problema di lotto minimo che approfondiremo nel prossimo incontro. Ma il problema non è questo, che di fatto
a chi stanno dicendo che il terreno agricolo è passato edificabile, intanto c'è già questa anomalia. L'indice non ve ne hanno parlato. Perché? Perché per ora la cubatura effettiva da distribuire in questa area di 363.000 metri quadrati, questa cubatura dove ci sono blasonati personaggi dietro questa operazione, non è stata distribuita, è ammassata. Cioè è stato stabilito in questo schema di massima che saranno messe a disposizione di queste 360.000 metri quadrati di superficie 17.000 metri cubi di possibilità edificatorie. Chi è che decide questo? Qualcuno in futuro dovrà decidere questo. E che cosa significa? Che ci saranno terreni che avranno magari lo 0,10 e ci saranno terreni che avranno lo 0,01, perché la forbice della perequazione non è stata assolutamente definita. Ecco dove il gioco delle tre carte. Ora vi dicono: ah, tranquillo, terreno da agricolo è edificabile. E si vota intanto. Poi c'è qualcuno che proporrà gli indici. C'è qualcuno che deciderà se nel terreno X o nella zona Y l'indice diventa 0,10 oppure 0,01. Io mi chiedo e vi chiedo, ma perché tutta st'operazione? A chi serve e a cosa serve? Perché non si stabilisce prima, in base alla cubatura disponibile, dove si deve edificare e quanto si può edificare? Questo è un interrogativo che noi ci siamo posti e che avremmo voluto girare all'ex sindaco. Lo gira a voi. Pensateci cosa c'è dietro questo strano meccanismo non necessario, attenzione, perché si poteva già stabilire una volta per tutte in questa zona l'indice X, in questa zona l'indice Y. Poi, ve l'ho detto, noi non abbiamo capito in base ai colori se esistono zone destinate per gli insediamenti turistici alberghiere. Pare di no, perché una zona abbastanza interessante del lungomare, stranamente l'unica, è nella zona di perequazione, che tutte le altre sono in una zona alta. Molto alta, molto molto alta. Io vedo che ridete, io non capisco niente invece. Io ancora le devo verificare queste cose. Certo, nei prossimi giorni le dovremo verificare, perché è giusto capire questi strani meccanismi a cosa e a chi sono finalizzati. Cari miei, domani noi sintetizzeremo la nostra proposta. È una proposta importante ed è una proposta articolata e realizzabile, perché spiegheremo come si realizza. Ma era importante farvi vedere questa amara fotografia di partenza, che sarà approfondita nei prossimi comizi, perché dopo 5 anni non si può liquidare con un articolo questo tipo di schema di massima di PRG, come se alla fin fine tutto fosse stato realizzato, pronto,
o addirittura strumento di risoluzione di tutte le problematiche dello sviluppo locale della comunità. Io già vi ho evidenziato delle anomalie. Non è previsto urbanisticamente lo svincolo autostradale, quindi significa che chi vi ha governato non crede in quest'opera e quindi non crede nel futuro né commerciale né imprenditoriale di questa comunità. Non crede proprio. Poi anche caricato un insediamento artigianale e industriale che ammazzerà, secondo queste previsioni, definitivamente il centro abitato. Altro che commercio e altro che centro commerciale naturale, cari miei. Poi vi abbiamo evidenziato che c'è uno strano meccanismo che ha un nome nobile, perequazione, e che forse è per uomini e ambienti nobili. E di questo la prossima settimana ne parleremo. In conclusione, stasera voglio chiudere con altri piccoli 2-3 riflessioni, perché sia chiaro un principio: noi non ci siamo posti il problema di vincere le elezioni, e vi sembrerà strano, l'onorevole De Luca e la lista Sicilia Vera Libera Santa Teresa vuole vincere i prossimi 5 anni, e per vincere i prossimi 5 anni, cioè arrivare a fare 5 anni e definirsi vincenti, ci vuole una squadra che sia propensa a fare solo questo. Ci vuole una macchina amministrativa all'altezza di poter fare questo, perché lo abbiamo spiegato e stasera lo voglio ripetere: questa lista è fatta da ognuno di voi, ogni singolo candidato non è frutto di trattativa politica, ogni candidato non ha un interesse da proteggere se non l'interesse collettivo che si chiama Santa Teresa e i Santa Teresini. E per raggiungere questo grande risultato, perché noi preferiamo perderle 7 le elezioni, ma non perderli nei prossimi 5 anni, cari miei. Questo ve lo voglio con grande serenità dire. Perché se il 7 i Santa Teresini saranno chiamati questa volta a una valutazione molto delicata, perché, come mi hanno definito, si è inserito un elemento di disturbo in questa campagna elettorale, perché disturba i sonni di qualcuno. Naturalmente lo avete capito di chi. Voi avete un'occasione storica, è inutile. E io, da questo punto di vista, sono altrettanto chiaro. Avete la possibilità, in un solo, con una sola X su De Luca, senza fare fatica a altri simboli, nome, cognome, eccetera. Non preoccupate, tanto i nostri 15 candidati votando semplicemente De Luca. Ecco qual è il messaggio di questa sera. Domani, quando incontrerete un amico o vi cercherà nel voto, la risposta è semplicemente De Luca. Tutto qua, senza alcuna fatica, perché noi non abbiamo il problema della lista e dei singoli candidati, non vi vogliamo complicare la vita. Abbiamo fatto anche una grande operazione di semplificazione votando De Luca. Siccome qua non c'è il mongolino d'oro in palio per i singoli candidati, se uno piglia 100 voti, un altro 80, eccetera, eccetera, no, mongolini d'oro in palio non ce n'è. Perché la squadra
entrerà tutta in consiglio comunale, perché gli assessori sono stati scelti tutte e quattro, e di conseguenza rimarrà forse un solo candidato fuori, ma sicuramente troveremo mille soluzioni per un candidato che rimane fuori. Ma 14 su 15 votando semplicemente come? 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 Ale! Facendo questo, semplifichiamo. Questa squadra ci consente di realizzare le cose che domani vedrete. Vi diranno sogni. E sì, vero è. Io infatti non mi sarei mai sognato di presiedere una lista composta, composita, diversificata, disomogenea, fatta anche di persone che negli anni si sono pugnalati a vicenda, come sono la lista Morabito e la lista Lo Schiavo, con tutto il rispetto. Ecco perché ci vuole anche omogeneità, ci vuole amore in una compagine, ci vuole l'interesse supremo che è la comunità. Se li andate a guardare a un itto, che vi stanno facendo una guerra di preferenze, perché là ci sono i mongolini d'oro, là chi prende più voti rischia di risolvere anche il suo problema occupazionale. Tutti fratelli, dicono. Fratelli coltelli intendeva, nel senso come si girano i spadi, coltellate per le preferenze. Voi sapete che è un concorso pubblico. Se voi guardate la storia di Santa Teresa, anche qualche cucuzzone in passato, che così lo definirono, non io, fece anche l'assessore, poi si sistemò da qualche parte, ma sono tanti quelli che attraverso questo viaggio paradisiaco che è il consiglio comunale, che è la giunta, si sistemano. Là c'è questo concorso pubblico. Ah, peggio per voi che non avete partecipato a quel concorso pubblico, ma i posti erano chiusi e purtroppo erano solo 15. E naturalmente, al di là di questo, là ci sono altre storie. Intanto c'è una disomogeneità politica incredibile, e sotto il profilo squisitamente politico è vero che il diavolo è l'acqua santa, pur se forzatamente, per fare alleanze blasfeme, per fare fuori personaggi, perché la cultura dell'anti qualcuno ha pervaso i cuori di chi finora vi ha amministrato o ha fatto opposizione, cari miei. Rispetto a questo, è vero che pur se si arriva alla sacra alleanza blasfema tra il diavolo e l'acqua santa sotto il profilo politico, è solo perché c'è un collant che si chiama essere anti qualcosa, si chiama odio, non si chiama fare qualcosa per, costruire per, significa fare fuori qualcuno, cari miei. Ecco dov'è il profilo innaturale di certe compagini. Noi non abbiamo questo problema, perché qua è stata un'alleanza tra Santa Teresini. Li potrete definire sotto il profilo del pacchetto dei voti scarsi, ma sono Santa Teresini che con amore hanno accolto una sfida, cari miei, come l'ho accolta io. Questo è vincere anche dopo, vincere dall'otto in poi, perché noi dobbiamo vincere dall'8 di maggio in poi, non il 7 notte, e l'8 rivelarci peggiori degli altri, cari miei. Questo è un monito che dico a tutti i candidati.
Ogni giorno per noi è elezione da questo punto di vista. Ogni giorno sarà verifica dei risultati. In questo palazzo, gli inquilini di questo palazzo si devono adeguare. E lo dico senza aver fatto i classici sondaggini. Io non lo so se su 100 inquilini di questo palazzo De Luca prenderà 0 o prenderà 10 come espressione di voto. Non mi interessa. E lo dico prima, cosa si farà in modo tale che si è chiari in partenza. Noi non consentiremo di mantenere 8 dirigenti, ora scesi a 7, ma ancora 8 sulla carta. 8 dirigenti che oltre allo stipendio normale prendono dai 12 ai 15 mila euro in più l'anno come posizione organizzativa. Noi riteniamo che con i tempi e con la miseria generale che c'è, questo sia un'offesa alla povertà. Quindi riduzione. E lo dico prima agli inquilini del palazzo, lo dico prima. Da 8 saranno massimo 3. 3. Non uno in più. E così il programma è molto chiaro. E così se qualcuno non ci vuole votare ha un buon motivo per non votarci, cari miei. Io non so chi sono, chi non sono, non ci riguarda. Sappiamo che dobbiamo risparmiare e se noi rinunciamo all'indennità, come abbiamo scritto nel programma, non ci prendiamo lo stipendio, gli assessori non si prendono lo stipendio, il presidente del consiglio non si prende lo stipendio, i nostri consiglieri rinunciano all'indennità e allora ognuno faccia un passo indietro, tutti per Santa Teresa faremo un passo indietro, viva Dio! Non ci sono discussioni! Lo stesso vale per il segretario comunale, direttore generale, che non ci interessa se in questo momento costa al comune 80.000, 90.000, 100.000, non ce ne frega niente di questo e non è neanche riferito naturalmente alla persona che ha tutto il nostro rispetto. Potrebbe anche rimanere un domani, se vuole, con noi. Noi non abbiamo problemi. Basta che ognuno fa il suo dovere e noi da questo punto di vista l'impegno non è con me o con chi amministra, l'impegno è con la comunità, bisogna essere corretti con la comunità, però noi desideriamo che sia part time e non a tempo pieno perché vogliamo risparmiare il 50% di quel costo, perché se gli amministratori rinunciano, se i capi area, i dirigenti da 8 scendono a 3, scusatemi, mi volete spiegare perché il comune di Augusta, che è 10 volte, probabilmente 8 volte più grande, o 5, 50.000, 60.000, ha un segretario comunale part time e non lo possa avere Santa Teresa di Riva? Mi volete spiegare per quale motivo io a Santa Teresa di Riva non devo risparmiare altre 40.000 euro e magari poi 20 di queste cerco di tagliare qualche imposta o cerco di fare sviluppo? È delitto dire queste cose perché vi diranno Santa Teresa non è Fiume di Nisi, ma Santa Teresa non è purtroppo Augusta. E allora facciamo le battute e i parametri in funzione di ciò che vogliamo dire, la verità. Spese legali? E no, signori miei, ci sono troppe leggende, ci sono leggende che narrano di incarichi legali allo stesso studio, di numeri impressionanti, c'è chi dice 50, chi dice 100, fatto sta che si spende mediamente 130-150 mila euro l'anno di acconto per le spese legali. Ma lo sapete che significa acconto?
che quando finisce il contenzioso, quando si arriverà alla parcella finale, è 10 volte superiore, cari miei. Basta con queste cose, misuratevi tutti e due candidati. Siete stati bravi quando avete amministrato a portare avanti blasonati studi legali. Poi mi faccia una cortesia, consigliere Lo Giudice, ci faccia sapere qualche cosa, qualche numero e qualche indirizzo e numero civico, che forse sono curiosi, lo vogliono sapere. Se volete, noi ve lo diremo. Se vi può interessare, a noi non ce ne frega niente, ma se volete, tra giovedì e venerdì, lunedì vai con la scorta. Guarda qua, queste sono tutte guardie del corpo, queste sono le sentinelle del voto, questi sono i Santa Teresini che difenderanno questo risultato fino al 6 e 7 maggio, caro Danilo, lo stai capendo? Qua sono, qua, liberamente De Luca, qua. Ecco cosa vogliamo fare. Per farvi solo un esempio, ma domani avrete gli altri esempi e dovete venire, dovete rendervi conto a Piazza Bianca domani alle 21:30 qual è ora, partendo da queste premesse, perché prima di avviare un programma così ambizioso come quello che vedrete domani, bisogna cambiare tante cose, bisogna razionalizzare molte cose, bisogna tagliare quelle spese e quelle logiche parassitarie che aggravano il bilancio di Santa Teresa e che ha portato l'ex sindaco a fare un gesto politicamente immorale e scorretto, cioè quello di presentarsi al giudizio della propria comunità senza aver prima approvato il bilancio e quindi consentire a tutti noi di poter fare un parallelismo. Perché non basta, signori miei, vedere l'ultimo bilancio. Lo sapete perché? Quando si amministra è come se si ricevesse un patrimonio e il destino di tante persone, di tanti giovani. Si riceve in eredità quello e lo si gestisce sotto il profilo amministrativo per X anni. Questo è l'amministratore, guardate. E la squadra che lo sorregge deve pensare che questa missione ha. Ebbene, cosa si fa in genere? E cosa hanno fatto altri amministratori? Hanno fatto una fotografia di quello che hanno ricevuto in consegna. Cioè, chi si è insediato, per esempio, a maggio del 2007... Se non vuole fare un gioco di ricatti, e cioè lo scarica barile o nascondere quello che ha preso in gestione, fa una cosa, fa definitivamente una relazione e dice alla propria comunità e al consiglio comunale: guardate, io ho ricevuto in consegna queste cose, questi soldi in banca, queste opere finanziate, questi problemi aperti, quindi sappiate che queste cose, queste responsabilità sono ascrivibili alla precedente amministrazione. Io ho ricevuto questi soldi, questi debiti, quindi ora devo onorare comunque per il principio della continuità, e il principio della continuità significa che sotto il profilo amministrativo chi subentra si fa carico di ciò che ha lasciato l'altro prima. Onori e oneri, si dice, cari miei, se no
È troppo facile dire alla propria comunità: non ho fatto questo perché Chiddo me la stava i debiti, non ho fatto quello perché Chiddo non fece d'altra cosa. Si può dire questo dopo però che si fa una relazione al Consiglio Comunale e si dice: le cose stanno così. Fatto questo, per giudicare l'attività in termini obiettivi di un amministratore si fa un confronto attraverso le relazioni annuali che per legge il sindaco deve fare e che l'ex sindaco non ha mai fatto se non una e forse una e mezza, dicono forse due e non cinque, perché cinque ne doveva fare, invece ne ha fatte tirate due, non consentendo il confronto col Consiglio Comunale. Ma non è questo il problema. Noi non lo giudichiamo un soggetto che ha agito illegalmente perché non ha rispettato la legge. Per carità, non l'ha fatto. Ma la cosa che è più grave è un'altra. E chiudo. Che non avendo fatto la relazione di fine mandato, Danilo, l'ultima relazione a quando risale la seconda relazione? 2010. Cosa è successo nei sei mesi? 2009 addirittura. Ma vi rendete conto che chi vi ha amministrato finora non ha dato conto di ciò che ha fatto nel 2010, nel 2011 e nei sei mesi del 2012? Quando la legge gli imponeva di fare le relazioni e confrontarsi col Consiglio Comunale, questi sono politicamente coyote. Ebbene, noi stasera avremmo potuto fare un confronto. Perché? Avremmo preso quel documento che è stato fatto, redatto, quando l'ex sindaco è stato eletto sindaco, quindi a maggio-giugno del 2007, lo avremmo messo a confronto con la relazione finale che era stata definita e presentata al Consiglio Comunale. Perché questo è importante? Perché io non so, per esempio, quanti soldi c'erano quando l'ex sindaco è stato eletto sindaco e quanti soldi ora ci sono. Non lo so. Mi mancano i parametri e guardate che queste sono cose importanti. Io non lo so quanti debiti c'erano quando si è insediato l'ex sindaco e quanti debiti ci sono in questo momento. Non lo so perché manca il bilancio. Io so solo che il patto di stabilità impone a chi dovrà amministrare questa comunità di tagliare le spese per 400-500 mila euro rispetto al 2011. Questo lo sappiamo perché abbiamo fatto i nostri conti, e se avesse fatto il bilancio avrebbe dovuto scrivere nel bilancio o l'aumento di 500 mila euro di ICI, di IRPEF, di mensa scolastica, di acquedotto, di nettezza urbana, oppure avrebbe dovuto tagliare 500 mila euro di spese, quindi non faceva più la raccolta per quanto riguarda nettezza urbana, il servizio di nettezza urbana, non si sarebbe fatto più magari il servizio mensa, non si sarebbero fatti più tutta una serie di servizi dove il comune è costretto a metterci parte dei propri soldi, ma gli stipendi no. Quelli non si sarebbero toccati, perché quelli non rientrano nel loro programma, cari miei. E voi ora capite perché alcuni di loro vengono e si ammazzano a rubare quasi una preferenza in più o in meno? È perché un assessore prende 1200 euro al mese. Lo sapete o no? Che un assessore prende 1200 euro al mese. Lo sapete che là ci sono accordi che in base a chi prende più preferenze deve fare l'assessore? Ecco come vengono utilizzati i vostri voti in certe liste, cari miei. Basta!
digli basta, basta. E questo naturalmente vale, in conclusione, anche per i cosiddetti carristi, che hanno usufruito di tanti finanziamenti da parte del comune, quante migliaia di euro, e che ora gli hanno anche detto che nei prossimi 5 anni non si sa che cosa si verificherà. Ma scusatemi, ma se in 5 anni non vi hanno mai tenuto in considerazione, con tutto il rispetto, non avete avuto mai quel degno sostegno economico all'altezza della qualità della manifestazione che siete riusciti ad imporre a tutta la Riviera Ionica, a voi carristi un grande abbraccio e ringraziamento. E allora là già sapete che non si suda su questo fronte, qua discutiamone, perché comunque avete a che fare con un soggetto politico che degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari ne ha fatto un piano di sviluppo locale e ha avuto oltre 10 milioni di euro di finanziamenti, con tutto rispetto, negli ultimi 8 anni, e il vostro ex sindaco poteva partecipare ai bandi, poteva prendere soldi, poteva fare tutto quello che era degno fare, apposta di scrivere ricette in continuazione e magari di andare a Palermo una volta ogni 3 mesi. Si bussa a Palermo, si va settimanalmente, ci si sacrifica per la propria comunità. Ecco qual è il senso vero dell'amministratore, si rischia anche di avere le gambe spezzate, va bene? Basta che i risultati arrivano, ecco perché io sono orgoglioso dei risultati che ho raggiunto al di là delle mie ultime vicende, che non possono essere messe in questa campagna elettorale da un personaggio che non ha prodotto nulla, che ha offeso la propria comunità, che ora per incapacità vuole insinuare, avvelenire in un periodo ormai conclusivo nel quale si è capito questa sera, si capirà domani sera, si capirà nei prossimi giorni, che Santa Teresa si è ormai stancata e che Santa Teresa avvierà quella grande rivoluzione che partirà da Santa Teresa e abbraccerà la Sicilia. Grazie, a domani sera.